Allora, è finita la partita tra Juventus e Roma Primavera, quarti di finale d'andata del campionato italiano. È finito 1-1 è stata una partita che, insomma, fa venire un po' il nervoso, ecco. È la prima partita, tra l'altro, di un weekend ricco di partite del settore giovanile. Alle 5 e mezza giocherà la Juventus Women Primavera contro l'Amicizia Lagaccio, quarti di finale andata. Domani alle 3 giocheranno sia l'Under 15, l'Under 16 e l'Under 17. L'Under 15 contro il Milan deve ribaltare il 3-1 di Milanello. L'Under 16 gioca a Novara, andata, e l'Inter gioca nel campo Suning, l'andata sempre, l'Under 17. Quindi insomma tre partite, insomma ci sono 5 partite in palio dei quarti di finale, quelli che so, e poi magari ce ne sono anche altre, però questi sono i campionati che so. E insomma direi che la partita oggi, la Juve Primavera, è stata spettacolare, solo che la palla bisogna buttarla dentro. Qua la partita poteva finire tranquillamente 4-0, 4-1, toh, se volevamo dare un gol alla Roma. E abbiamo fatto una grandissima, io ho fatto una grandissima partita, Fernandes è stato mostruoso. Però segni un rigore, ne sbagli un altro, e quando sbagli il rigore del 2-0, ragazzi, tieni aperta una porta che non devi mai tenere aperta. E infatti poi è arrivato il gol del pareggio della Roma, tra l'altro un bel gol di testa. E poi rischiamo addirittura di vincere la Roma con Antenucci, che ha fatto una giocata pazzesca. Che devo dire, oggi ho visto una Juve Primavera bellissima. Onestamente mi stavo chiedendo, tra me e me prima, se questa squadra fosse stata questa squadra dall'inizio anno. Se magari qualche soddisfazione in più si poteva anche raccogliere, alla fine il risultato è immeritato, però comunque sono abbastanza fiducioso, nel senso ho ancora speranza di passaggio del turno, perché comunque vedo una Juve oggettivamente forte che a Roma può segnare. Ricordiamo che col regolamento particolare di questo torneo, con lo 0-0 ovviamente passa la Roma, con lo 2-2 passa la Juve, con l'1-1 passa la Roma, perché comunque con lo stesso risultato passa la Roma. Quindi direi che la Juve può fare risultato alla Roma, e deve però ovviamente fare una partita per segnare, perché non può permettersi di sbagliare tutti questi gol. Io credo che oggi il rigore del Sole possa costare tanto, perché se del Sole avesse segnato il rigore sul 2-0, credo che la Roma, si sembrava già stanca, non si sarebbe più rialzata. E dunque appuntamento col ritorno allo stadio delle Tre Fontane di Roma, vedremo se la Juve Primavera riuscirà a fare quello che tutti noi au ci auguriamo. Da Vinovo praticamente per ora è tutto, ma tra l'altro farò il video anche sulla partita della Juventus Women Primavera. E niente, a questo punto qua vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!